E ben ritrovati con le notizie in 60 secondi. Si è verificato un grave incidente nel cantiere della metro di Capodichino, nel tunnel che collega Capodichino e Poggio Reale. Inizialmente si era parlato di un crollo, ma le indagini hanno poi chiarito che si è trattato di un incidente durante i lavori. Morto un operaio, feriti altri due. Torna ad attualità la questione che riguarda il porto di Pozzuoli. Già con le scosse di settembre era stato evidenziato un sensibile innalzamento del livello del suolo che aveva fatto nascere alcuni problemi per le compagnie di navigazione, costrette ad usufruire spesso di tempi molto più dilatati nel gestire le operazioni di salita e discesa dei mezzi. Il tenente di vascello Edoardo Russo, comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, aveva incaricato lo scorso 30 aprile una lunga nota alla prefettura per cercare di sollecitare interventi che possano migliorare la situazione, onde evitare provvedimenti ordinatori che possono determinare ingenti limitazioni al traffico marittimo in ingresso e in uscita dal porto, con conseguenze per tutto il piano di accosti con destinazione le isole di Ischia e Procida. A proposito della gestione del porto di Laccameno, dopo l'importante consiglio comunale di lunedì pomeriggio, il sindaco Giacomo Pascale ha scritto: alle 8 di questa mattina i nostri avvocati hanno inoltrato alla Procura della Repubblica l'istanza di dissequestro a favore del comune di Laccameno, delle aree demaniali, oggetto di sequestro preventivo. Abbiamo comunicato la volontà della nostra amministrazione di voler gestire direttamente l'approdo turistico internazionalizzando i servizi strumentali. Prossimo appuntamento domani alle ore 13. Grazie per averci seguito.